In questa quindicesima domenica del tempo ordinario, glorifichiamo il Signore che ci ha benedetto con il dono di San Camillo come santo patrono del nostro ospedale. Nella sua vita risplende la santità di Dio e la sua vicinanza all'umanità sofferente. Chiamati e inviati, i discepoli ricevono dal Signore il mandato di annunziare il regno di Dio, di ungere i malati e di guarirli. Anche oggi il Signore ci consola attraverso il carisma donato a San Camillo dell'Elis, di assistere i malati con la tenerezza che avrebbe una madre verso il suo unico figlio infermo. In questa celebrazione eucaristica rendiamo grazie al Signore anche per la sua fedeltà nella vita e la vocazione della nostra sorella Suor Dora, che con gioia festeggia oggi i suoi 25 anni al servizio del Regno di Dio. Chiediamo a Dio, per intercessione di San Camillo, tante benedizioni per tutte le persone oggi qui presenti e per tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Partecipiamo con gioia, lodando il Signore. Mossa dallo Spirito Santo, ho creduto all'amore di Dio e abbracciando il carisma della carità verso gli infermi, intendo vivere tutta la mia vita per Dio solo e per Cristo misericordioso. Pertanto, dopo 25 anni di vita religiosa, con umiltà e profonda riconoscenza, rinnovo a Dio in perpetuo i voti di perfetta carità, povertà, obbedienza e di servire gli infermi anche con pericolo della mia vita, secondo le costituzioni e le disposizioni della Congregazione delle Figlie di San Camillo. Accogliendo questa rinnovo della consacrazione, ecco, preghiamo veramente perché Suor Dora e tutte le suore, tutte le persone consacrate, non si dimenticano mai di quel giorno, del primo giorno del loro sì, quella Galilea del nostro cuore, della nostra vita, e anche tutti noi del nostro battesimo, il momento della vocazione alla santità. E facciamo a Suor Dora un bel applauso. Adesso, come una grande famiglia dei credenti, rinnoviamo la nostra fede. Prego. Pane quotidiano, dona mio Signore. Ecco il pane mio, segno del tuo cuore. Ecco questo pane, accogli il Signore. Tu dei mille del cuore, fai un cuore solo. Noi verso la pastorale, verso l'ospedale, ecco, qui ci sono tanti medici, infermieri, persone che ogni giorno lavorano per queste persone. Ecco, il senso proprio di questa festa di San Camillo è proprio questo, l'amore verso le persone malate, verso le persone in difficoltà. Rinnovo gli auguri più cari a Suor Dora, a nome di tutti, e quindi, siccome è così caldo, aspettiamo la sua benedizione. Grazie per questa gioia, grazie a tutti voi. E tutti i miei colleghi di questo ospedale e tutti gli amici che sono pervenuti prima per celebrare la festa del nostro protettore San Camillo, grande San Camillo. Noi tutti i giorni preghiamo per voi, se noi vediamo sempre, preghiamo per tutte le persone che lavorano in questo ospedale e per le loro famiglie, le loro necessità, per tutte le persone, e questo siete sicuri. E grazie per essere qui oggi presente. Thank you.
il tuo cuore, ti dirò cose mai udite. Scriverò il mio nome dentro la tua vita, troverai un senso a ciò che fai. Vieni, non temere, cambierò il tuo cuore, tu farai nel mondo cose nuove. Un'alleanza vera con te io voglio fare, nella fedeltà vivrai per me. Io sarò con te, luce del tuo giorno. Io sarò con te sulle vie del mondo. Io sarò con te, luce del tuo giorno. Gente, offri il tuo sorriso, parla del mio amore ai tuoi fratelli, annuncia il mio nome, vivi il mio Vangelo, tua ricompensa io sarò. Vieni tra la gente, offri la tua mano, porta il dolore di chi è solo e dona la tua vita solo nell'amore.